Buonasera a tutti, vedo che siamo molto numerosi questa sera, aspettando ancora qualche minuto per far entrare anche gli altri, spero che mi sentiate tutti. Bene, allora vi do il benvenuto, io sono Roberta Zanotto e vi accolgo anche a nome di tutte le guide d'arte. Per chi ancora non ci conosce, siamo una cooperativa di guide turistiche e abbiamo sede a Bologna, ma operiamo su tutta la Emilia-Romagna. Oggi, in occasione della Festa della Donna, abbiamo voluto invitarvi a questo webinar su 3 serate, quindi saranno tre puntate su tre grandi artiste, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani e Artemisia Gentileschi. Tutte queste pittrici sono state attive tra il 500 e il 600. Ma nonostante il loro straordinario talento e nonostante diciamo, gli aspetti anche più rivoluzionari che hanno contraddistinto la loro vita e le loro opere, sono state a lungo lasciate nell'ombra. Questo perché il mondo dell'arte, come poi tanti altri campi, in passato erano quasi esclusivamente appannaggio degli uomini. Però nel Novecento, quando sono state scoperte, non è più stato possibile, insomma, ignorarle, ed ecco che quindi sono diventate a tutt'oggi quello che può essere considerato un po' un simbolo della pittura femminile nell'arte occidentale. Va bene, detto questo, non porto via altro tempo al webinar. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà lunedì prossimo con Elisabetta Sirani. E il lunedì 22 con Artemisia Gentileschi. Per chi di voi non si è ancora iscritto a queste date, ma vuole comunque partecipare, vi ricordo che potete scrivervi sia dalla nostra pagina Facebook che dal nostro sito www.guidedarte.com. Vi chiedo la cortesia di tenere il microfono spento per tutta la durata del webinar, per non rovinare l'ascolto agli altri partecipanti e alla relatrice. Se voi vedete nella vostra schermata, nella parte in basso, avete dei comandi e c'è proprio il primo da sinistra, il simbolo del microfono. State attenti che ci sia la barra per essere chiuso, in modo che così non si crei rumore di fondo. E, al termine invece della presentazione saremo felici di rispondere alle vostre domande. Potete inviarcele attraverso la chat, che è il simbolino con il fumetto che vedete in alto sulla destra del nostro schermo. Detto questo, vi lascio alla mia collega Daniela Bigatti, che questa sera presenterà Lavinia Fontana, e quindi passo la parola a lei. Daniela, vuoi accendere sia il microfono che la webcam? Ho acceso il microfono, buonasera a tutti, grazie di essere qua così numerosi questa sera, buon 8 marzo a tutti innanzitutto. E, allora, le tre artiste di cui parleremo in questi tre incontri sono personaggi straordinari, ma che hanno avuto anche delle vite estremamente diverse tra di loro. Hanno ovviamente anche degli elementi in comune, prima di tutto essere riuscite a entrare nel mondo dell'arte prendendo tutte le occasioni di cui sono state capaci ed erano pochissime queste occasioni. Un'altra cosa che le accomuna è l'essere state tutte figlie d'arte. Adesso io mando subito la presentazione, per cui lancio le diapositive. Scusate, ci vuole un po' di tempo tecnico per fare queste operazioni. Allora, come dicevamo, quindi queste tre grandi artiste sono state capaci di fare qualcosa che non era assolutamente possibile alle donne in quel momento. C'erano tantissime barriere sociali, morali anche,
In sostanza le donne erano occupate con la cura della famiglia essenzialmente, poco altro, e di tutti i livelli sociali, non soltanto le donne del popolo. Sono comunque figlie d'arte ed è anche questo, soltanto attraverso questo approccio a questa conoscenza dell'arte in casa, in famiglia, che hanno accesso anche alla formazione artistica. Teniamo presente che qualsiasi giovane artista non aveva altro modo per cominciare, per imparare, che andare a bottega molto giovane, sui 12-13 anni, da un maestro. E non c'erano altre strade per imparare il mestiere ed era assolutamente disdicevole che una ragazza giovane andasse a bottega da un maestro. Avrebbe rovinato la sua reputazione fare una mossa di questo tipo. Non era comunque pensabile, ecco. Ma non solo. Arrivate poi ad avere una conoscenza del mestiere dell'arte, sarebbe stato impossibile intraprendere una carriera perché le donne non potevano iscriversi alle corporazioni. E quindi è un fatto normalissimo che inizino imparando dai loro padri. Il padre di Lavinia Fontana è un pittore di successo, Prospero Fontana è un pittore manierista, che ha avuto una carriera brillante perché lavora prima a Roma, ha un grande successo a Roma, lavorando per un papa, per Giulio III, che lo preferisce tra molti artisti che sono presenti a Roma in quel momento, e poi ha anche l'occasione di conoscere molto bene Giorgio Vasari, che è stato a Bologna durante gli anni 40 del 1500 e che lo chiamerà anni dopo, negli anni 60 del 1500, per lavorare con lui a Palazzo Vecchio, decorando gli ambienti di Palazzo Vecchio. La mamma invece di Lavinia è figlia di proviene da una famiglia di stampatori attivi a Bologna anche nell'ambito dell'università e quindi possiamo definire la famiglia una famiglia borghese. Qui ho voluto presentarvi due immagini di opere di Prospero Fontana perché sono importanti anche per capire quello che è la cultura del tempo. Ci troviamo in un momento di transizione tra autunno del Rinascimento, fine dell'epoca rinascimentale e inizio di quello che sarà il secolo barocco. Vi do anche delle date di nascita di Lavinia. Lavinia è nata nel 1552 e muore nel 1614. Nasce a Bologna e muore a Roma. Il padre di Lavinia, lo vediamo molto bene guardando questi due quadri, confrontandoli anche tra di loro, è un pittore, anche lui manierista, come lo è Vasari, questo maestro a cui lui è stato molto vicino. Guardando l'Adorazione dei Magi che vedete a sinistra, cogliamo degli aspetti di questo tipo di gusto così importante per il Cinquecento. La scena è una scena molto complessa, un'adorazione dei magi, ma il pittore sembra usare questo soggetto per fare così un dispiego delle sue abilità di raccontare con una grande folla di personaggi. È una scena sacra, ma sembra quasi una scena cortese, una scena fiabesca, elegantissima. I personaggi hanno questo modo di stare appunto sulla scena del quadro molto elegante. Ci sono influenze anche di Parmigianino, non soltanto di Vasari, altro grandissimo artista, lui Emiliano, che ha un'influenza potente per tutta l'arte del Cinquecento. Ci perdiamo però un po' guardando questo dipinto, guardando anche cose che magari non sono aderenti al puro soggetto sacro. Un particolare che vi voglio far notare è anche che qui c'è una figura a cavallo ed è un nudo. Ecco, tutto questo, un'arte complessa, artificiosa, elegantissima, preziosa, la presenza anche del nudo gratuito a volte, sarà qualcosa che viene molto criticato dalla controriforma. Anche questo è un elemento che va assolutamente tenuto presente, che siamo nell'epoca della controriforma. La controriforma cattolica si occupa un po' di tutti gli aspetti della vita sociale e religiosa e quindi si occupa anche dell'arte. Ci sarà un cardinale, il cardinale Paleotti, che scrive proprio un trattato sull'arte sacra che deve cambiare rispetto a quello che è il gusto manierista. Deve essere un'arte soprattutto tesa a stimolare la devozione.
deve essere un'arte più semplice, insomma il riguardante, il fedele che guarda l'arte, ovviamente soprattutto sacra, ma non solo, non deve essere distratto, ma concentrarsi su quello che è il messaggio religioso. E di tutto questo vediamo un riflesso molto chiaro nel dipinto che invece sulla destra di questa diapositiva, un dipinto che si trova in una chiesa di Bologna, San Giacomo, con questo santo che offre l'elemosina ai poveri. E vedete come la costruzione è molto diversa, c'è cioè una prospettiva centrale molto netta, molto chiara, il protagonista assolutamente al centro, circondato da questi mendicanti, ed è questo quindi il nuovo spirito che anima l'arte, soprattutto a partire dagli anni 70-80 del Cinquecento. Ora passiamo a vedere questa fotografia che ci presenta una delle primissime opere di Lavinia. Allora, Lavinia come impara l'arte? Teniamo presente che suo padre, Prospero Fontana, aveva una bottega di grandissimo successo a Bologna, frequentata da altri artisti, ma anche da studiosi, da intellettuali. Però aveva anche allievi, ovviamente, e dobbiamo immaginare che la giovanissima Lavinia non viene esposta al contatto con gli allievi, sarebbe stato disdicevole, per cui il padre le insegna sicuramente privatamente. Lavinia esordisce con dipinti di questo genere, noi non possiamo dire che questo è stato il primo dipinto di Lavinia, qui lei ha già 24 anni, quindi sicuramente ha fatto delle cose anche prima che però non conosciamo. E, è un dipinto di dimensioni molto piccole. Io ho voluto mettere anche le dimensioni perché sono spesso molto importanti per capire quello che è il significato, il ruolo anche di un quadro come oggetto di mercato, perché dobbiamo pensare che ovviamente i dipinti fatti da un artista professionista come Fontana e sua figlia Lavinia dovevano essere ovviamente venduti. Quindi le dimensioni molto piccole ci dicono un'informazione importantissima, ci dicono che questo è un quadro fatto per la devozione privata, non per essere esposto in una chiesa. Lavinia quindi inizia con questo tipo di opere che hanno un mercato anche più facile, più largo, più accessibile. Ed è un quadro comunque che ci mostra un'artista già matura, la composizione perfetta, questo Cristo è bellissimo, tra l'altro è un nudo assolutamente perfetto anche dal punto di vista dell'anatomia, molto statuario. A me viene anche il sospetto personalmente che il padre Prospero l'abbia aiutata nel farlo, perché ovviamente lei poteva lavorare, guardare, imparare, studiando pezzi di sculture che erano nello studio di suo padre, però non aveva accesso, per esempio, al disegno dal vero, al disegno del nudo, dei modelli. Questo non esiste per una donna artista, almeno in questa fase. Un'altra cosa che vediamo è l'influenza di Michelangelo, questo Cristo bellissimo ci ricorda le statue di Michelangelo, ma c'è anche altro, dicevo Parmigianino, l'eleganza di questi puntini che sorreggono gli strumenti della Passione di Gesù ricorda sicuramente Parmigianino. Un altro elemento molto interessante e anche molto moderno per questo momento è il ruolo del paesaggio. Il paesaggio come genere artistico si sviluppa a partire dalla metà circa del 1500, sono i nordici che per primi danno grande importanza al paesaggio e in Italia sono i pittori del nord Italia che in particolare aprono al paesaggio sempre di più anche nelle scene di altro genere come nella pittura sacra. Questo quindi è un po' l'esordio di Lavinia, immaginarci la giovane che anche con l'aiuto del padre cerca clienti e ne trova perché ha un talento davvero, davvero grande. C'è un dettaglio molto divertente qui, tra gli strumenti della passione, lei inserisce anche la sua firma, se vedete, se riuscite a seguire la freccia che io sto muovendo, vedete che questo pezzo di sepolcro ha un'iscrizione sopra, questa iscrizione porta proprio il nome della pittrice e anche la data in fondo. Allora, qua vediamo un autoritratto di Lavinia Fontana, che è una vera carta d'identità dell'artista. Lavinia lo realizza nel 1577, che è un anno importante per,
per lei, perché è l'anno in cui si sposa. Accanto ho voluto mettere un altro bellissimo autoritratto di questa pittrice straordinaria, che è Sofonisba Anguissola, che è stata la prima grande artista del Cinquecento, che raggiunge una grandissima fama, è una pittrice davvero con un talento pazzesco, scusate l'espressione. E è molto bello confrontarli perché qui possiamo vedere anche degli aspetti sociali molto molto interessanti. Allora, Lavinia Fontana è una borghese, nasce in una famiglia dove per vivere si lavora, però sicuramente suo padre era molto ambizioso e la educa come una dama, possiamo dire, le dà un'ottima educazione. Capiamo anche che lei impara a suonare uno strumento musicale secondo quello che era la consuetudine delle aristocratiche dell'epoca, però, come dicevo, appartiene a una famiglia borghese sostanzialmente. La storia invece di Sofonisba è completamente diversa. Sofonisba è nobile, e quindi non ci sorprende il fatto che si rappresenti, suonando uno strumento musicale come facevano le donne di ottima famiglia, le ragazze di ottima famiglia, però è molto interessante perché Sofonisba si presenta in abiti semplicissime, ha la governante vicino, lo sfondo è uno sfondo neutro e quello che ci cattura è questa espressione sicura, molto lucida che ci mostra guardandoci, ma è un dipinto estremamente concentrato su di lei. Lei che è nobile si presenta in modo molto molto semplice. Cosa fa invece Lavinia? Dà un grandissimo spazio all'ambiente, a tutto quello che è intorno a lei. Intanto, come vedete, è elegantissima, ha una gorgiera di pizzo molto elaborata, gioielli di corallo, d'oro, di perle, un abito molto molto ricco, anche lei ha la domestica che le tiene uno spartito. Ma il punto di vista anche molto alto del quadro ci permette di vedere molto bene una parte della casa, e la casa è una casa signorile, questo lo capiamo perché ha per esempio delle finestre molto molto grandi, caratteristica delle case che costavano. Vedete che ha collocato al centro di questa stanza che si vede dietro la stanza dove si trova lei, un cavalletto però vuoto. E accanto al cavalletto ci sono due cassoni, non uno, ma due cassoni, il che vuol dire che lei ha un corredo ricco, e quindi si presenta come un'aristocratica, anche se non lo è chiaro che, e questo lo vedremo un po' in tutta la sua arte, c'è anche sicuramente un aspetto di volontà di ascesa sociale in lei e anche nel padre, che, come dicevo, era un artista ambizioso che coltivava moltissimo le sue relazioni, e tutto questo ovviamente sarà molto utile alla carriera della figlia. Torniamo su degli aspetti, come il cavalletto vuoto, anche questo è coerente con quello che sto dicendo, perché lei è una artista che vivrà del suo lavoro, però il fatto di mettere il cavalletto vuoto è un messaggio molto preciso. Non è costretta a lavorare sempre, adesso sta suonando, e quindi questo completa questo messaggio di una giovane donna. Scusate, ponendosi con questa immagine anche ambiziosa. Il dipinto poi è molto interessante perché Lavinia lo realizza per presentarsi alla famiglia del futuro marito. Il matrimonio è un matrimonio combinato, come accadeva praticamente sempre, è il padre che le trova marito. Le trova un ottimo marito comunque perché Giovan Paolo Zappi, che lei sposa a 25 anni nel 1577, è di una buona famiglia di Imola e pare sia stato anche allievo del padre. E nel contratto di nozze Prospero impone delle condizioni estremamente precise. Giovan Paolo avrà la mano di Lavinia solo se le permetterà di continuare a lavorare. E Giovan Paolo accetta questa
questa condizione, ma non solo. Prospero impone anche che la coppia e la loro futura famiglia avranno molti figli, viva nella casa di Prospero e quindi vuole tenere con sé la figlia, anche perché si rende conto che il suo talento sarà una fonte anche di sostentamento. Lui ormai ha 65 anni e quindi il grande talento della figlia lo intravede anche come qualcosa che lo aiuterà economicamente. Allora, oltre ai dipinti di devozione privata di cui parlavamo prima, l'altro genere con cui Lavinia si lancia nel mercato dell'arte, è il ritratto. Le pochissime donne artiste del Cinquecento, in sostanza Sofonil Banguissola e pochissime altre, si dedicano molto al ritratto. Dobbiamo anche pensare questo, che era un genere più accettabile per una donna, alle donne invece era precluso il realizzare grandi pale d'altare, le opere veramente pubbliche di grande impegno, di grandi dimensioni. E anche in questo caso, comunque, vedremo dopo questi inizi con piccole opere di devozione privata e ritratti, che invece Lavinia sarà proprio la prima artista europea del suo tempo a riuscire a avere commissioni di questo genere, a fare grandi pale d'altare esposte nei luoghi pubblici, esposte nelle chiese. Allora, comunque, i ritratti sono un elemento importantissimo della sua carriera e tra i primi ritratti che conosciamo di Lavinia ci sono immagini, ritratti come quello che vediamo in questa diapositiva, ritratti di studiosi, scelta molto Io non sento intelligente. niente. Scusate, spegnete spegnete il microfono perché sennò si sente, lo sentono tutti. Ritratti di studiosi che sono in certi casi conoscenti del padre, il personaggio che vedete in questo ritratto è uno studioso, Carlo Sigogno, docente all'Università di Bologna, docente di eloquenza e storia. Come dicevo, il padre di Lavinia conosceva molti di questi studiosi che vivevano a Bologna in questo tempo. Ma perché è così importante che siano questi i primi ritratti che lei fa? Perché la comunità degli studiosi è una comunità larga che ha contatti con studiosi di altre città, di altri stati, e quindi la circolazione della fama di Lavinia in questo modo può circolare al di fuori dell'ambiente ristretto cittadino, e quindi è una scelta estremamente astuta. È una cosa che è molto interessante di Lavinia Fontana, sicuramente anche grazie ai consigli di suo padre, è come lei procede nel costruire la propria carriera, con davvero una grande abilità di marketing, potremmo dire usando una parola di oggi. Quindi Sigonio parlerà poi di Lavinia soddisfatto di questo ritratto, e questo insomma sarà un elemento molto molto importante. Allora, il personaggio era figurato all'interno del suo studio e fa questo gesto con la mano molto eloquente. Lui era un professore di eloquenza e si riallaccia in questo modo di chiamare l'osservatore, di rivolgersi direttamente all'osservatore, ai ritratti di un altro grande pittore bolognese di questo periodo, Bartolomeo Passerotti, di cui vedete uno splendido ritratto accanto di Ignazio Danti. Che aveva così seguito moltissimo questo modo di raffigurare il personaggio parlante. Un'altra cosa interessante del ritratto di Lavinia di Carlo Sigogno è anche qui, come nel suo autoritratto, l'apertura all'ambiente. Vedete un'altra sala dietro a quella dove si trova il modello, e lì ci sono dei giovani che sono probabilmente degli studenti, quindi c'è questo riferimento anche all'università e al ruolo di docente del personaggio. Lui è molto austero, come potete notare, più austero di Ignazio Danti, ritratto da Passerotti. In questo già vediamo che Lavinia segue un po' quelli che sono i principi dell'arte di controriforma, che ha questa severità, un decoro molto grave. Lo ritroviamo soprattutto nei ritratti maschili, questo, ma non solo. Ciò nonostante, vedete che l'abito del
del personaggio è un abito preziosissimo, bordato di pelliccia, se guardiamo attentamente il nero di questo giubbone è lucente, è probabilmente di seta. Qui vediamo un altro ritratto di Lavinia, anche questo estremamente interessante per tante ragioni. Allora, questo è un ritratto che Lavinia fa su commissione. Sigonio, di cui abbiamo parlato guardando il ritratto precedente, era in contatto, come dicevamo, con tanti personaggi della cultura del tempo. Per esempio, era amico di un prelato spagnolo, appassionato d'arte, che si era messo anche a collezionare ritratti di personaggi illustri e quindi chiede a Lavinia, gli scrive una lettera in cui le chiede di mandargli un suo ritratto. Lavinia aspetta un po' perché ha avuto un bambino nel frattempo, lei avrà ben 11 figli, molti moriranno anche molto piccoli purtroppo, e dopo qualche mese invia questo ritratto a questo Alfonso Chacón. E costruisce un'immagine anche in questo caso perfetta, perché intanto è un'opera da virtuoso perché è un dipinto di dimensioni piccolissime, vedete, ha un diametro di 15 centimetri, ha un formato rotondo, è un formato difficile, è su rame, il rame è un materiale che si usa come supporto della pittura proprio a partire dal Cinquecento e consente una... così un uso dei colori estremamente analitico, minuto e perdonate la qualità della foto che non è altissima, ma anche una grandissima ricchezza di dettagli. Lavinia quindi manda questo colto prelato che vive a Roma, questo dipinto e si presenta in un modo ancora diverso, ma che sottolinea ancora il suo status praticamente. Qui lei addirittura si presenta all'interno di uno studio da artista o da intellettuale, perché come potete notare è circondata da pezzi di statue, due piccole statue sullo scrittoio, poi si vedono nello sfondo anche frammenti forse antichi. E poi sta scrivendo, non sta disegnando, probabilmente sta rispondendo alla lettera di richiesta dell'autoritratto che è stata inviata. Quindi si presenta davvero come una giovane donna padrona della propria cultura e della propria arte, scelta estremamente abile e anche qui elegantissima, con una grande collana su cui spicca comunque un crocifisso molto evidente, quindi anche devota, pia, quindi insomma tutti gli ingredienti, niente casuale in questo dipinto. Allora, questo spagnolo di cui abbiamo appena parlato diffonde la fama di Lavinia in Spagna. In Spagna era stata a lungo Sofonisba Anguissola, che aveva circa 20 anni più di Lavinia. Era nata negli anni 30 del 1500, Sofonisba era stata molto a lungo pittrice di corte in Spagna e anche Lavinia comunque, sebbene non si trasferisca alla corte di Spagna, lei in fondo poi interessa lavorare in un mercato libero, anche questa è una cosa molto, molto interessante, cioè lei non lavorerà mai anche protetta da una corte, come ha fatto Sofonisba, ma si cerca i clienti in tutto diciamo, il mondo sociale che può riuscire a conoscere. Comunque, grazie a quello spagnolo di cui abbiamo parlato, la sua fama arriva in Spagna e Filippo II di Spagna chiede a Lavinia questo dipinto che vedete con la Sacra Famiglia, il bambino Gesù addormentato, che verrà collocato niente meno che nel Pantheon de los Infantes, cioè praticamente la cappella di tutti i nobili, di tutti i reali spagnoli, ma non dei re, questi sono gli Infantes, all'Escorial a Madrid. È un dipinto che riprende molto i modelli di Raffaello nella Dolcezza di Maria e questo bambino addormentato molto dolce, è interessante perché rappresenta anche un pochino
quello che è il sogno di ogni madre, un bambino sano, bello, che dorme tranquillo. E molto spesso nei dipinti della Lavinia c'è questo riferimento al sogno di una maternità felice, che vedremo, sarà anche disatteso in certe occasioni durante la sua vita, perché diversi dei suoi bambini moriranno, prestissimo, purtroppo. Ecco, qui invece ci troviamo di fronte alla prima opera pubblica di Lavinia, la prima grande pala d'altare che lei riesce a ottenere. Siamo nel 1584, e Lavinia riesce ad avere la commissione per un quadro d'altare da collocare nel palazzo, del comune di Imola. Prima ho accennato brevemente al marito di Lavinia Fontana, questo Giovan Paolo Zappi, che era di Imola, e il padre di Giovan Paolo era, un esponente del governo di Imola, e sicuramente, anche grazie a lui che Lavinia riesce a ottenere questa commissione. Però non sarebbe bastato anche avere l'intercessione del suocero. Lavinia ormai è conosciuta come un'artista capace di conquistare anche l'ammirazione di personaggi come quelli di cui abbiamo parlato prima, di grandi prelati. E quindi ha questo incarico, anche qui è importante guardare le dimensioni del quadro, vedete che è un dipinto di dimensioni 2,5 m per 1,64 m, quindi è decisamente impegnativo realizzare un quadro di questo genere. Rappresenta la Madonna Assunta di Ponte Rotto. Qui ci ricolleghiamo a quello che è la spiritualità del tempo, la religiosità del tempo. Presso Imola c'era un ponte fuori dalla città, dove c'era una statua di Maria che sembrava facesse miracoli, quindi questo attira una fortissima devozione popolare. E questa immagine viene sempre più, attira sempre di più fedeli, e quindi l'occasione di fare questa grande palla d'altare per il comune di Imola è celebrare questa immagine miracolosa, e quindi è questa la scelta che viene richiesta alla Lavinia, deve rappresentare questo riferimento a un'immagine sacra, che si trova vicino alla città, e che deve aiutare la città in momenti di crisi. Ricordiamo anche una cosa, che questi anni sono anni in cui purtroppo noi ci rendiamo conto solo adesso di quanto il propagarsi delle malattie sia una tragedia che davvero ci coinvolge tutti, e quindi sono immagini che hanno anche un valore di ex voto molto spesso, anche invocare queste immagini sacre come questa statua presso questo ponte imolese, vuol dire invocare la protezione sulla città e sul popolo. Alla base invece vedete i due santi protettori di Imola, San Cassiano e San Crisogolo, vescovi, e molto bello è anche il particolare alla base dei due santi, lo sto indicando adesso con la freccettina, dove vedete una rappresentazione della città di Imola. Che tra l'altro adesso vediamo se riesco a ingrandirvelo. Qua si vede anche molto bene, guardate la manina che sto usando ora, si vede la rocca sforzesca di Imola qui. Stilisticamente il dipinto è molto controriformistico, questa chiarezza della controriforma imponeva anche che ci fosse una differenza molto evidente tra lo spazio delle figure celesti e quello delle figure umane, per cui lo spazio celeste è un'apoteosi di angeli e di nuvole, con questi colori anche molto forti, mentre la parte terrena è molto più fisica, le figure hanno questa presenza fisica molto molto forte. E i volti dei due santi sono dei veri ritratti. Ricordiamoci anche un'altra cosa: negli anni in cui Lavinia comincia a lavorare, negli anni 80 in particolare, quindi lavora già da qualche anno, i Carracci iniziano la loro storia e introducono nell'arte un nuovo naturalismo a cui Lavinia non è assolutamente indifferente,
questo nuovo naturalismo che invece sembrava eccessivo al padre di Lavinia Prospero, che critica anche i Carracci. Adesso parliamo di ritratti femminili, che sono tra le cose più interessanti della produzione di Lavinia, sicuramente per il gusto moderno lo sono di più che le immagini sacre, magari. Lavinia Fontana riesce a entrare nelle grazie di quelle che sono le famiglie nobili più importanti di Bologna e soprattutto delle donne delle famiglie nobili più importanti di Bologna. Si costruisce proprio una rete di rapporti anche di amicizia con queste donne, in particolare con la donna rappresentata sulla destra di questo dipinto che diverrà proprio una persona vicina a lei. Questo ritratto della famiglia Gozzadini, vedete, è quasi una palla d'altare per le dimensioni, perché è veramente molto molto grande, ed è un ritratto di gruppo. Il gusto per i ritratti di gruppo si afferma nel Cinquecento, viene dal nord inizialmente, e vediamo in questo ritratto la famiglia Gozzadini riunita in una stanza del loro palazzo, tutti con un aspetto estremamente severo, ed è un ritratto che Laodomia Gozzadini, cioè la donna seduta sulla sinistra, quella più chiara dei capelli con l'abito rosso, commissiona Lavinia per affermare la sua appartenenza al clan dei Gozzadini. Perché c'è bisogno di chiedere un ritratto di gruppo in cui sono rappresentati la sorella di Laodomia, il padre, i mariti di queste donne? Perché la storia di questa famiglia è una storia complessa. Anche qua possiamo così avvicinarci a quello che è la situazione femminile in quest'epoca. Nelle famiglie nobili, ovviamente, un elemento di grandissima preoccupazione era assicurare che il patrimonio e il nome non si disperdesse, quindi che una famiglia avesse una continuità dinastica. Che cosa succede a queste due ragazze? Allora, il loro padre, che è rappresentato al centro del quadro, Ulisse Gozzadini, senatore, uomo potentissimo, si sposa con una nobile bolognese della famiglia Orsi, ma non hanno figli. È un matrimonio sterile. Lui ha due figlie fuori dal matrimonio, sono figlie naturali. E le riconosce perché per lui la cosa essenziale è che il nome, il patrimonio non si disperdano. Le riconosce, ma detta poi delle condizioni molto precise. L'intero patrimonio andrà a chi delle due coppie riuscirà ad avere il primo figlio maschio e un figlio maschio che anche sopravviva all'altissima mortalità infantile di quest'epoca. Questa gara a generare il figlio maschio la vince Ginevra, che è la donna rappresentata con l'abito bianco, e quindi Laodomia si trova a dover ribadire in qualche modo la sua appartenenza al clan, il suo diritto di esserne parte. E questa è la ragione principale per cui commissiona questo dipinto alla Lavinia Fontana. La storia però è ancora più complessa perché all'epoca in cui il quadro è stato fatto, sia Ginevra, quella vestita di bianco, che il padre Ulisse erano già morti. E quindi Ginevra non avrebbe più avuto figli ed è morta soltanto a 27 anni, la sorella che era riuscita ad avere per prima il figlio maschio. Quindi questo dipinto forse è stato voluto da Laodomia anche nella speranza che questa gara sia ancora aperta in qualche modo. Ecco, questo dipinto che è anche straordinario per l'abilità che Lavinia mostra farci apprezzare la moda del tempo, una moda ricchissima, una moda veramente straordinaria, con tessuti preziosissimi di seta, con fili d'argento, fili d'oro, tessuti, scusate, abiti che erano dei veri capitali, facevano veramente parte della dote delle spose.
e riusciamo quindi, guardando più da vicino i dettagli del quadro, a cogliere questa preziosità estrema. Comunque è un quadro che ha un occhio moderno, conoscendo la storia che c'è dietro. Scusate, le domande le facciamo alla fine, perché se no io mi interrompo e il discorso poi non fila così liscio. Per cui tutte le domande verranno fatte quando ho terminato la presentazione. Quindi quello che è veramente molto molto interessante a un occhio moderno è conoscere quello che c'è dietro a questa nobiltà altezzosa e che però vive dei drammi anche incredibili. Come dicevamo, la cerchia delle donne nobili più importanti di Bologna fa a gara per avere dei ritratti di Lavinia, soprattutto dopo il grande impatto che nell'elite di queste donne nobili bolognesi ha avuto il grande e splendido ritratto della famiglia Bozzadini. Qui vediamo un'altra nobile bolognese, Isabella Ruini Angelelli, ritratta da Lavinia con questo cagnolino. L'impostazione di questo dipinto è un pochino meno severa. Qui Lavinia poi comincia a rappresentare il modello, la modella in questo caso, con una visione più ravvicinata e senza troppi dettagli di ambiente, concentrandosi di più sul personaggio. Anche qui però capiamo bene che è lo status che è molto molto evidenziato, questi gioielli, la collana soprattutto, oltre a quella di perle, ma questa collana elaboratissima, molto ampia che lei indossa, è un'attestazione veramente di patrimonio. Poi se guardiamo la seta dell'abito che lei indossa, lucentissima, di questo grigio molto molto elegante. Ho comunque intravisto la domanda che mi ha fatto qualcuno sul cagnolino. Dopo parleremo anche dei cagnolini. Comunque, questo cagnolino che vedete rappresentato molto spesso nei dipinti di Lavinia, è un cagnolino che allude anche alla fedeltà di queste donne che sono ovviamente sposate, sposate molto bene. E quindi sicuramente sono animali che venivano amati e tenuti nelle case dei nobili, ma c'è anche questo messaggio morale dell'allusione alla fedeltà. La stessa donna, Isabella Ruini Angelelli, è ritratta anche in questo dipinto che vedete a destra, che è un suo ritratto allegorico, cioè Isabella Ruini qui è rappresentata come una Venere. Può essere che sia stato il marito a chiedere questo dipinto a Lavinia Fontana, oppure lo ha chiesto Isabella Ruini direttamente, perché comunque queste donne avevano dei patrimoni che consentiva loro di comprarsi anche dei quadri, di ordinarli direttamente. Però è una Venere molto particolare perché è una Venere casta in qualche modo, c'è un puttino, c'è un Cupido vicino a lei, ma vedete che lei ha preso la freccia, quindi Cupido è inoffensivo, non può lanciare le sue pericolose frecce. La freccia poi è un oggetto che ci ricorda un'altra dea, la dea casta per eccellenza, cioè Diana, che è cacciatrice, quindi di solito rappresentata con la faretra e le frecce. E quindi c'è questa sovrapposizione di due divinità all'interno dello stesso ritratto allegorico. Un altro elemento che caratterizza questa Venere, anche come Diana, è il fatto che lei indossi questa specie di banda. Questa cintura, che è una cintura gioiello preziosissima, non alla vita, ma diagonalmente sul torso, e anche questo ci ricorda la faretra delle frecce che indossa sempre la dea Diana. E quindi c'è da una parte la bellezza profana di Venere e dall'altra il riferimento invece alla castità di Diana. Quindi
questi elementi che rendono il nudo molto più moralmente accettabile. Vediamo un'altra di queste donne altezzose della nobiltà di Bologna, raffigurata da Lavinia Fontana. Questa è Costanza Lidosi Isolani, che viene presentata invece di nuovo qua con una descrizione dell'ambiente. Vediamo questa prospettiva delle stanze del palazzo, e la nobildonna qui è seduta con un'espressione estremamente sicura, quasi un po' sprezzante, e con un abito anche in questo caso preziosissimo. Voglio farvi vedere un particolare della manica, che è praticamente intessuta di fili d'argento. Tutti questi nodini che vedete sono annodati usando del filo d'argento. Il vestito, invece, la veste, è intessuta d'oro, è di un velluto nero sontuosissimo. Tra l'altro, il nero era un colore molto, molto costoso. Tingere in nero con questo nero luminoso era una caratteristica che pochi artigiani riuscivano a fare. Altra cosa molto interessante, c'erano comunque le leggi suntuarie, cioè si cercava di limitare lo sfarzo, non ci si riusciva mai. E qui Costanza indossa una cosa che sarebbe stata proibita, cioè due collane di perle, un girocollo con un bellissimo pendente e poi un'altra collana di perle molto più lunga. Però lei, furba, ci ha messo un crocifisso. Indossare un'altra collana, non se le potevano indossare due di perle, però se c'era un crocifisso in una delle due, la cosa era accettabile. Anche qui ritroviamo la presenza del cagnolino, questi cagnolini di una razza molto particolare, come vedete. Nei libri spesso si legge che sono cagnolini bolognesi, ma è un errore. Io sono un amante degli animali, per cui mi sono divertita a cercare di capire invece che razza fosse, che non fosse un bolognese. L'ho capito subito perché i bolognesi sono tutti bianchi e molto più pelosi. E questo è un piccolo spaniel, in realtà, che era evidentemente molto di moda. Il mondo non cambia nelle epoche storiche, anche i cani seguono le mode, lo sappiamo anche oggi. È comunque, come dicevo, anche un simbolo di fedeltà. Questa donna è anche molto interessante perché dai documenti che abbiamo su di lei, nonostante le donne fossero soprattutto destinate a fare figli e a garantire la continuità della famiglia, molto spesso, essendo donne intelligenti, i mariti intelligenti, le affidavano loro anche la gestione degli affari. Costanza era moglie di un Isolani, e che era spesso via per missioni diplomatiche a Firenze e a Roma, e Costanza era delegata completamente della gestione degli affari dal marito quando non c'era. E quindi, insomma, anche questa è una cosa importante da ricordare, perché l'intelligenza delle donne, insomma, anche in società così rigide, veniva riconosciuta. Altri due ritratti femminili, Ginevra Aldrovandi Ercolani, anche lei nobilissima, a sinistra, anche lei col suo cagnolino di ordinanza, come al solito. Di nuovo ritroviamo invece questa visione più ravvicinata che monumentalizza in qualche modo il modello, il personaggio, e anche in questo caso un abito straordinario. Poi la moda comincia a cambiare, quindi questi colli di pizzo, queste gorgiere diventano sempre più grandi, più imponenti. È anche interessante guardare le capigliature, come cambia anche la moda per quanto riguarda le acconciature. Verso la fine del Cinquecento ci sono queste acconciature molto alte, anche diverse da quelle che abbiamo visto appena prima. Molto interessante, molto bello è anche questo ritratto a destra di questa Costanza Sforza di Santa Fiora. Un ritratto bellissimo che è stato ritrovato non tanto tempo fa. Pensate che Lavinia Fontana ha realizzato più di 100 dipinti. Anche questo la rende una donna che ha un primato nell'arte. È la prima che fa delle palle d'altare, ha una produzione enorme. E
Questo dipinto, come dicevo, di Costanza Sforza di Santa Flora, è stato ritrovato non tantissimi anni fa, attribuito alla Vigna. E qui la modella, è, come vedete, anche lei con degli abiti addirittura principeschi, con l'ermellino addirittura. E anche questa è una donna molto interessante. Pensate che questa Costanza Sforza di Santa Fiora è la nuora di un papa, nel senso che nel 1572 diventa papa un bolognese, Ugo Boncompagni, che prende nome come papa di Gregorio XIII. Prima di essere, non so che cosa dire perché vedo la domanda, ma io non sento rumori di sottofondo e non. Non so se qualcuno ha il microfono acceso, per favore lo spenga. Io non sento rumori comunque. Tornando quindi a questa Costanza Sforza di Santa Fiora, è la nuora di un papa, il che è un po' strano. Il papa, come dicevo, Gregorio XIII, che è un bolognese, diventa papa nel 1572, muore nel 1585. I bolognesi, tra l'altro, sono felicissimi perché erano secoli che non c'era un papa originario di Bologna. Ma prima di diventare un religioso, Ugo Boncompagni in gioventù aveva avuto un figlio naturale, che poi riconosce, e quando poi prende i voti anni dopo, fa una carriera strepitosa perché diventa addirittura papa e ha un figlio comunque, non era una cosa che succedeva poi così raramente in questo periodo. E addirittura sposa lui il figlio, una cerimonia con tutti i cardinali del concistoro, sposa lui quindi il figlio con questa nobildonna di origine parmense, diventa quindi la nuora del Papa. Ecco, qui mantengo la promessa di dire qualcosa di più dei cani, dei cagnolini tanto amati da queste nobildonne. Ecco, questo è un dipinto di Lorenzo Lotto in cui vedete questo cagnolino bianco che assomiglia già di più al bolognese che vedete nella foto, ma forse questo invece, addirittura quello di Lotto, è un maltese che è ancora un po' diverso, ma è tutto bianco, mentre i cani dipinti da Lavinia Fontana, amati da queste nobildonne, è questo spaniel nano, oppure la francese canule. Qui lo riconosciamo abbastanza chiaramente. Vabbè, questo è un po' uno scherzo, ma gli animali sono importanti. Qui vediamo un altro ritratto di gruppo. Questa volta non siamo di fronte a una famiglia nobile, questa è una famiglia borghese. E tra l'altro è interessante perché non c'è soltanto un ritratto di famiglia qua, ma anche un ritratto dell'età dell'uomo e della donna, perché qui sono addirittura presenti dei bambini, una bambina in primo piano, che è molto forte, prende moltissimo la nostra attenzione all'interno del quadro. Non sappiamo chi siano queste persone. Questo non è un quadro firmato. Lavinia firmava molto spesso i suoi quadri, ma questo non è firmato. Vi dicevo anche prima di questo non essere insensibile da parte di Lavinia Fontana alle novità dei Carracci, a questo naturalismo nuovo che i Carracci sviluppano a partire dagli anni 80 del 1500, lo vediamo anche qua. C'è un famoso ritratto di Ludovico Carracci che rappresenta sua sorella, il marito e i figli, che ricorda un po', che viene ricordato un po' qua dalla Vigna. È comunque una, diciamo, fotografia di una famiglia della media borghesia cittadina. Molto devota, come vedete, c'è la bambina che ha tra le mani un piccolo libro di preghiere. Adesso vi faccio vedere un attimo più da vicino. Indossa una collana di corallo, il corallo proteggeva dalle malattie, dal malocchio, quindi lo troviamo moltissimo nei ritratti dei bambini. La bambina indossa anche questo fiocchetto nero sulla collana di corallo, che è un simbolo di lutto. Invece, perché? Perché probabilmente questo ritratto è stato commissionato dalla signora anziana che è sulla destra in memoria del marito che vediamo qui a sinistra, probabilmente defunto. Potrebbe essere un defunto anche il giovane uomo che è subito a destra, dell'anziano.
perché c'è un certo distacco tra queste due figure e tutti gli altri personaggi. Potrebbe essere un ritratto in memoria, quindi, di queste persone scomparse. Però sicuramente quello che ci colpisce è lo sguardo di questa bambina, molto compitta, con la mano sul cuore. Ma anche così c'è proprio questa idea della continuità dei valori, di questa famiglia raccolta, tutta intorno nel ricordo di qualcuno della famiglia. Allora, qui, vediamo un dipinto bellissimo, molto poco conosciuto, è un dipinto che si trova in una chiesa in via Santo Stefano a Bologna, in centro. La chiesa che ha degli orari anche molto limitati di apertura, per cui è un dipinto che non è molto, molto noto, ma è un dipinto davvero straordinario. Intanto è di nuovo una palla d'altare, quindi un quadro di grandi dimensioni, di grande impegno, che ci ricorda questo primato di Lavinia, la prima che fa grandi pale d'altare per le chiese. Si trovava non in questa chiesa della Trinità in origine, ma in una chiesa che adesso non c'è più, che è stata distrutta in età nell'Ottocento, che si trovava sempre in via Santo Stefano, una chiesa che era annessa a un ospedale, per cui la scelta del soggetto è legata anche al fatto che questa chiesa dove si trovava in origine era la chiesa di un ospedale, per cui il soggetto scelto è un soggetto di cura, di assistenza, però è un soggetto femminile, è la nascita di Maria. Qui vedete Sant'Anna, la madre della Vergine, che si sta riprendendo dalla fatica del parto, e tutta questa serie di bellissimi personaggi femminili che l'hanno assistita nel parto. C'è appunto qualcuno che le sta portando, adesso ingrandisco un pochino, se trovo, eccolo qua. C'è una domestica che le sta portando il pasto che segue il parto, che tradizionalmente era un pasto dove si servivano uova, un cibo nutriente. Poi qua sotto invece vedete questa fantesca in piedi che sta mettendo uno scaldino sotto alle lenzuola, sotto alle coperte. Qui in primo piano c'è questa deliziosa bambina che ci guarda con le bende per fasciare la Vergine che è appena nata e che un'altra fantesca invece sta lavando, un'altra che sta asciugando un lenzuolino, un'altra qui che sta portando via una bacinella con insomma degli arnesi, qualcosa che è servito per questo parto. E poi c'è un solo personaggio maschile qui, che è Gioacchino, il marito di Anna, il padre di Maria, che sta ringraziando le sfere celesti per la nascita di questa bambina avuta in tarda età. Però è una scena molto molto femminile, il personaggio maschile è davvero lì in un angolino e le protagoniste sono le donne invece. È un dipinto bellissimo per la complessità della composizione, per queste microstorie che ci sono come in tutti queste donne, la bambina, come dicevo, che ci guarda e che boh, forse ci sta dicendo che anche lei un giorno avrà lo stesso destino, un destino anche faticoso, doloroso. Accennavo prima al fatto di questa mortalità infantile terribile, ma anche la mortalità per parto era terribile. Praticamente le donne in quest'epoca, ma questo è vero fino a, non so, un secolo fa. Praticamente quasi il 40% delle donne nel 500 moriva prima dei 35 anni a causa di problemi legati al parto, o le febbri, oppure proprio il parto stesso. Quindi è una scena molto serena e molto intima e che però riguarda un evento che era anche pericolosissimo per le donne. Le donne facevano testamento prima di partorire, anche le giovanissime. Un quadro poi bellissimo per questi effetti, per questo notturno, il gusto per le scene tenebrose si sta imponendo moltissimo e con tutte queste luci artificiali che illuminano in modo molto caldo degli aspetti della scena. Oddio, scusate, sono proprio uscita.
Scusate, ogni tanto questi mezzi tecnologici a cui io non sono abituatissima creano qualche. Adesso vado avanti perché torno all'inizio. Continuiamo questo discorso sulle donne e i bambini anche, che è un aspetto molto interessante. Lavinia Fontana fa anche diversi ritratti di bambini. C'è da dire che il Cinquecento è più attento all'infanzia rispetto alle epoche precedenti, cioè nasce un nuovo interesse per il mondo dell'infanzia nel Cinquecento. Prima di allora, ma anche nel Cinquecento fondamentalmente, anche se le cose cominciano a cambiare, i bambini erano ritenuti come degli adulti imperfetti. Mentre si comincia a considerarli un pochino di più per quelli che sono, e i ritratti di bambini possono essere fatti in diverse occasioni per celebrare la loro nascita, la loro crescita, ma anche a volte per situazioni tragiche, come il caso di questa bambina in particolare, questa piccola Antonia Ghini, che era figlia di amici dei Fontana, una famiglia anche questa di origine imolese. E questa piccola Antonia muore purtroppo a 2 anni e 9 mesi. C'è una lunga iscrizione qua, vedete, sul tappeto, su questo tappeto di velluto sul tavolo, che è piccolissima, ma è molto lunga, come vedete qua. Troviamo tantissime informazioni su questa bambina, su quello che le è successo. Questa bambina muore di vaiolo. Il vaiolo è una malattia terribile perché uccideva l'80% dei bambini che si contagiavano e circa il 30% degli adulti che si contagiavano, ma era terribile soprattutto per i bambini. Ed è proprio nel Cinquecento che si diffonde molto in Europa. Prima del Cinquecento c'erano sporadici scoppi di vaiolo. E questa bambina quindi viene raffigurata per volere dei genitori. Il padre, tra l'altro, di Antonia era un professore universitario di matematica e medicina, ma ovviamente allora niente si poteva fare contro malattie di questo genere. E è così impressionante vedere comunque come il bambino sembra essere un piccolo adulto, anche in un'età così minuscola, addirittura ha i capelli acconciati come le dame. Ingioiellata, in manicotto di pelliccia, dietro a tutta questo sfarzo, comunque si nascondono storie molto vere, molto commoventi anche. Sempre a proposito delle donne, dei bambini, sì, anche questi due dipinti sono molto, molto interessanti e belli. Sono due pale d'altare. Quello a sinistra rappresenta una regina che fa benedire a un santo il suo piccolino. Questo santo è un santo francescano, San Francesco di Paola, di origine calabrese, ma che, essendo un mistico e capace di fare miracoli, viaggia per l'Italia, viene poi anche invitato alla corte di Francia e si stabilisce poi in Francia alla fine della sua vita. E infatti si pensa che questa regina sia o la madre o la moglie del re Francesco I di Francia, quindi siamo nei primi decenni del Cinquecento. E la cosa bella del dipinto, oltre alla qualità, è anche la presenza di tutte queste altre donne. La regina, vedete, è vestita con abiti come un po' all'antica, mentre ci sono queste dame inserite per scelta di Lavinia, che sembrano pregare nello stesso modo della regina, cioè pregare per avere un figlio sano, un figlio che viva. Molti bambini partoriti da Lavinia Fontana muoiono a pochi giorni. E quindi queste nobili con abiti del Cinquecento mostrano dei sentimenti che erano comuni anche all'autrice del quadro. Qui invece a destra vedete un dipinto che mostra due ragazzine, due ragazzini consacrati a Maria,
forse è qualcosa di legato al sacramento della cresima. È impressionante, ecco, vedere dei quadri così severi, così pietistici, che includono anche dei bambini, dei ragazzini. Però, come dicevo, è lo spirito della Controriforma, che ha questo tipo di atteggiamento, di imposizione del dogma fin da piccoli. Però è un dipinto di grande bellezza, di grande qualità. Ci sono anche in questo caso, come vedevamo in quel dipinto, la prima Pada d'altare di Lavinia, quella fatta per Imola. Questo dividere lo spazio umano, terreno, dandogli una presenza fisica più forte, più naturalistica, invece lo spazio in alto, che è quello dell'apoteosi, delle figure sacre, dei putti, che ha questi colori completamente diversi, invece dei colori innaturali, paradisiaci, rosa, azzurro. Però è molto interessante anche guardare le espressioni di questi ragazzini. Uno sembra un po' timoroso, timido, l'altro quasi un po' scocciato, anche questa non ha un'espressione esattamente così serena. E questa bambina invece che ci guarda in modo molto intenso, molto compita comunque anche lei. Comunque sono dipinti che, come vedete, sono di una qualità straordinaria. Lavinia è davvero una pittrice che può stare alla pari con suo padre innanzitutto, ma con tutti quelli che sono i grandi pittori di Controriforma, i grandi pittori manieristi. Qui, ecco, vediamo un'immagine che ci può scioccare un pochino. È un'altra bambina, è una bambina di 9-10 anni. Nel disegno, invece nel dipinto un pochino più piccola, probabilmente, ed è questa Tonina o Antonietta Gonzales, che faceva parte di una famiglia che era diventata un'attrazione nelle corti europee del tardo Cinquecento. Il padre di questa bambina era affetto da una ipertricosi, per cui il volto era coperto di peli. Quest'uomo era originario delle Canarie, ma arriva in Francia da ragazzino e viene educato alla corte di Caterina de' Medici. Così questo gusto per i buffoni, i personaggi, insomma, le persone che avevano dei difetti, possiamo dire, di qualche genere, è caratteristico delle corti rinascimentali. Il padre di questa Antonietta si sposa, pare che sposi anzi una damigella della corte di Caterina de' Medici, ha una vita tutto sommato felice con la moglie e i figli e si guadagna comunque da vivere girando per le corti dove semplicemente si mostra. Tra l'altro questa sua permanenza da giovanissimo alla corte di Caterina de' Medici gli ha garantito anche un'educazione da gentiluomo. Caterina si premura di trattarlo benissimo, di educarlo, per cui c'era questo contrasto tra il suo essere così, con questo aspetto un po' bestiale, e invece avere un animo dolce e cultura. Pare anzi che questo personaggio sia stato anche di ispirazione per la favola della Bella e la Bestia. Comunque, la famiglia dei Gonzales viene in Italia a un certo punto, stanno a Parma per un certo periodo presso la corte dei Farnese e vengono anche a Bologna. Antonietta viene invitata a Bologna e in questa occasione, siamo intorno al 1595, Lavinia Fontana la incontra e realizza il disegno e il dipinto. Forse aveva già avuto notizia di questa bambina, aveva fatto il dipinto prima di vederla, mentre il disegno è stato fatto dal vero. Ed è molto interessante vedere la differenza stilistica tra i due, perché nel dipinto è molto più cristallizzata, più lontana dal suo essere davvero una bambina. Invece quello che è molto bello del disegno è che sì, il suo volto è coperto di peli,
Ma questa è una bambina che ci guarda con una grande intensità, con intelligenza anche. Lavinia ha fatto ovviamente molti disegni, essendo un'artista, ma ce ne sono giunti non moltissimi. Io qua ho voluto mostrarvi questi due, anche se le uniche immagini che sono riuscita a trovare hanno una qualità non buona, vedete, sono sfocatissime, però ugualmente ci fanno capire quanto fosse una disegnatrice straordinaria. E tra l'altro qui riusciamo a cogliere anche quella vitalità che magari nella pittura un po' si perde perché è un po' così imprigionata da quello che è il gusto contro il formato, mentre c'è una così uno sguardo veramente molto più vitale. Questo è un dipinto di grandissima dimensione fatto per una coppia molto importante che è rappresentata allegoricamente nel re Salomone che accoglie la regina di Saba con un corteo di dame, ma anche questo è un ritratto allegorico come la Venere di Diana che era invece Isabella Ruini che abbiamo visto prima. Questa coppia, lui, duca di Mantova, e lei, una Medici, Leonora de' Medici, che sposa appunto Vincenzo Gonzaga, è passata alcune volte per Bologna, accolta dalle dame bolognesi, e probabilmente il quadro è stato voluto per celebrare uno di questi viaggi a Bologna di questa coppia nobilissima. E qui Lavinia si è sbizzarrita nel ritrarre anche un po' impietosamente. Dame del seguito, anche dame bolognesi che hanno accolto questi grandi ospiti in città. Anche qua poi ritroviamo il nano, questo gusto appunto un po' crudele delle corti del tempo, che però garantiva magari a persone svantaggiate anche così la possibilità di sopravvivere alla povertà. Sempre a proposito dei ritratti allegorici, questo è uno splendido dipinto che si trova a Bologna nel Museo da Via Bargellini, in cui probabilmente è ritratta un'altra nobile bolognese, Cecilia scusate, Costanza Bargellini, nelle vesti di Giuditta. Giuditta è un personaggio molto amato, ci può sembrare strano perché insomma è rappresentata dopo aver decapitato Oloferne, per cui è un'immagine abbastanza forte, ma in realtà per quello che era la concezione del tempo, Giuditta è simbolo di una vedova forte, coraggiosa, ricca, come è nella Bibbia del resto, e quindi spesso viene rappresentata. Si pensa addirittura che questo dipinto sia stato ordinato da Costanza Bargellini proprio alcuni anni dopo la sua vedovanza. È un dipinto in cui ritroviamo questo gusto per il tenebroso, per l'oscurità che poi esploderà nel secolo barocco, insomma, in quest'età anche con Caravaggio. E questi effetti di luce invece molto chiara, di luce artificiale. Vediamo dei particolari anche qui, un abito molto classico, non cinquecentesco, però in cui vediamo dei dettagli dei tessuti, per esempio, vedete questo velo di seta? Ecco, questa era una delle manifatture che hanno reso ricca Bologna. La produzione della seta, una delle industrie più importanti di Bologna per secoli, nel 500 dava lavoro a circa un quarto della popolazione e molte donne erano impiegate in questo tipo di manifatture. E quindi spesso Lavinia sembra così voler fare pubblicità a una produzione industriale bolognese, per cui spesso ci sono anche i veli di seta. Perché Bologna poi era soprattutto specializzata nei veli e nel filato di seta. Poi un altro elemento molto bello è il gioiello, vedete che è un pavone, quello che porta sul petto. Il pavone è simbolo di vigilanza perché ha tutti gli occhi sulla ruota, sulla coda, e quindi è una caratteristica che si adatta poi alla storia di Giuditta, al personaggio di Giuditta che
con grande astuzia e tenendo molto sotto controllo la situazione in cui si muove, riesce a salvare il popolo di Israele, a uccidere il nemico di Israele che è Oloferne. Allora, adesso ci stiamo avviando comunque al termine della nostra presentazione, del nostro webinar, e vediamo uno degli ultimi dipinti di Lavinia. Lavinia muore a Roma nel 1614. Questo è un dipinto di un anno prima che lei muoia. Perché va a Roma? Lei ha una carriera di grande successo a Bologna, però in contatto comunque con nobili e personaggi importanti di tutta Italia, poi attraverso l'elezione del Papa bolognese in Vaticano, ha interesse anche ad allargare la sua cerchia di professionale anche a Roma. Viene invitata comunque a Roma. Suo padre poi è morto nel 1597, quindi non c'è più l'obbligo per la famiglia Fontana di risiedere a Bologna in casa di Prospero. E quindi Lavinia, insieme al marito e a quattro dei figli, degli 11 figli che ha avuto, soltanto quattro riescono a superare l'infanzia. Nel 1604 la famiglia Fontana Zappi si trasferisce a Roma. A Roma Lavinia ha anche commissioni importanti dal punto di vista religioso, fa almeno due grandi pale d'altare, una delle quali però è perduta. Che sono così sempre nello stile controriformato di cui abbiamo già parlato, per cui non le ho scelte. Mentre è molto interessante questo dipinto, dove vediamo un nudo. Lavinia Fontana è stata anche la prima artista che rappresenta dei nudi. È un nudo molto casto, come vedete, molto classico e che così traveste il nudo con la mitologia. Questa sarebbe Minerva in atto di abbigliarsi. Minerva è la dea della sapienza, ma è anche la dea della guerra, per cui di solito è vestita da un'armatura, un elmo, uno scudo, e vedete che però li ha deposti e sta mettendosi questa bella veste da camera. E in questo senso il committente, scusate, il committente del dipinto ha voluto darci un'immagine di Minerva, quindi non guerriera, ma che porta la pace, ha deposto le armi e si dedica invece alla sapienza, che è l'altra sua caratteristica. Chi è il committente di questo quadro? È un personaggio importantissimo, è Scipione Borghese, nipote di un papa, di Camillo Borghese, che diventa papa Paolo V, e quindi la carriera di Lavinia, che è stata già così brillante in patria, continua con anche maggiore successo quando si trasferisce a Roma, perché diventa artista anche della cerchia papale di Scipione Borghese, nipote del papa. Scipione colleziona pezzi di primissimo piano, perché è colui che ha commissionato a Bernini le sue statue più celebri, l'Apollo e Dafne, per esempio, compra quadri di Caravaggio, e quindi ci dice qualcosa della fama di Lavinia il fatto che questo grandissimo intenditore chiedesse a lei un quadro anche di notevole dimensione, e che ci presenta questa giovane Minerva anche con freschezza. Il nudo magari non è accuratissimo dal punto di vista anatomico, come dicevamo, lei non può disegnare dal vero il nudo, però il viso è un viso di una ragazza molto giovane, timida quasi, che ci guarda con questa fresca giovinezza, molto femminile. Lavinia comunque, come dicevo, arriva a Roma nel 1604, si trasferisce a Roma nel 1604, ci sta quindi una decina d'anni, muore a 62 anni,
un evento molto drammatico che succede poco dopo il trasferimento a Roma è la morte dell'unica figlia che era sopravvissuta a parti e a infanzie difficili, Laudomia. Lavinia aveva chiamato diversi suoi figli con i nomi di personaggi importanti con cui era venuta in contatto. Laudomia Gozzadini era diventata praticamente sua amica. E la piccola Laudomia, che aveva 14 anni, muore, non sappiamo esattamente di che cosa, poco dopo che la famiglia si trasferisce a Roma. Sopravvivono invece tre figli maschi che vivranno oltre, insomma, la vita di Lavinia del padre, e quindi questo di nuovo ci restituisce così il clima di una carriera di grandissimo successo, di grandissima levatura anche proprio nel modo in cui Lavinia Fontana è riuscita a lavorare nel mercato, in un mercato maschile, davvero raggiungendo traguardi che non erano pensabili prima di lei. Le pare d'altare, una produzione vastissima, però anche il lato drammatico della vita di una donna del tempo. L'ultimissima immagine è questa, è una medaglia commemorativa fatta nel 1611. La moda delle medaglie celebrative era fiorita nel Cinquecento, rifacendosi alle medaglie antiche, alle monete romane con i ritratti degli imperatori, e di solito venivano fatte medaglie celebrative per i grandi personaggi. Non è quindi privo di importanza il fatto che venga dedicata una medaglia a Lavinia, fatta da questo artista Antonio Felice Casoni. Questa medaglia ci presenta un profilo di Lavinia ormai donna matura, e nel verso invece vediamo una personificazione della pittura. Quindi questo non è un ritratto di Lavinia, ma è un simbolo dell'arte della pittura con questi capelli che esprimono l'ispirazione, l'essere posseduti dall'ispirazione divina che caratterizza il fare artistico e il fare artistico anche di una donna. È interessante anche questo dettaglio, vedete che la bocca, adesso vedo se riesco a ingrandire un pochino, la bocca è bendata. Perché dobbiamo anche non dimenticare il fatto che l'arte è proprio nel Rinascimento che viene considerata finalmente non soltanto artigianato di altissimo livello, ma frutto del genio dell'idea. Quindi la pittura viene considerata poesia muta. E quindi c'è questo modo di rappresentarla anche con una benda sulla bocca. Allora, la mia presentazione è durata, direi, parecchio di più di quello che avrebbe dovuto. Mi lascio trasportare, quindi mi scuso se sono stata, insomma, un po' con voi più a lungo del previsto. Ora chiudiamo, se ci sono domande, ovviamente siamo a disposizione per rispondere. E ora chiudo quindi la presentazione. Grazie Daniela, vediamo se ci sono delle domande in chat. Per adesso arrivano complimenti. Chiedono se si potrebbero avere le slide con le indicazioni dei siti o testi di approfondimento. Allora, dunque, per testi di approfondimento, questo senz'altro, perché abbiamo pensato che ci sarebbe potuta essere la richiesta di avere indicazioni bibliografiche, e
Quindi sicuramente se scrivete alle guide d'arte, sicuramente risponderò dandovi delle indicazioni bibliografiche. Non le do adesso perché sarebbe un po' complicato recuperare anche la casa editrice, cose del genere. Ci sono comunque molti testi, molti di studiose americane, perché l'interesse sempre maggiore per l'arte al femminile si è sviluppata moltissimo in America. Su Lavinia Fontana adesso mi viene in mente un libro molto bello di Carolyn Murphy, che si chiama semplicemente Lavinia Fontana in inglese, ma ce n'è comunque anche di autrici italiane, di studiosi italiani. Quindi dovete scriverci, è preferibile Sì, fare in questo modo. scrivete sul sito www.guidedarte.com, così possiamo inviarvi tutte quante la bibliografia. Ci chiede anche Anna Maria in quali luoghi a Bologna è possibile vedere opere della Fontana. Sì, dunque, innanzitutto in Pinacoteca, perché per esempio il quadro forse più significativo anche per la storia che c'è dietro, cioè la famiglia Gozzadini è in Pinacoteca, ma in Pinacoteca c'è anche altro suo. Poi in qualche chiesa, come dicevo, la chiesa della Trinità, che è in via Santo Stefano a Bologna, questo quadro molto bello che abbiamo visto stasera, quello della Natività. Perfetto. E comunque a questo proposito vorremmo anche proporre magari un itinerario in cui sarà possibile vedere più cose di Lavinia. Lei poi ha lavorato in San Domenico, alla Cappella del Rosario, insieme ad altri artisti molto importanti, un'opera collettiva fatta con Reni, Ludovico Carracci. Quindi insomma sì, ci sono diverse cose. Continuate a seguirci, così mandiamo il tour. E ci chiede Giulia, le opere conservate all'estero appartengono a collezioni private? Allora, certe sono in musei, per esempio alcuni dei ritratti che ho mostrato, quello di Costanza Lidosi è negli Stati Uniti, no? In un museo. A Washington nel museo proprio dedicato alle donne artiste. Poi invece c'è un altro dei ritratti che abbiamo visto, quello di Ginevra Ercolani a Washington. Poi ci sono invece alcune cose che sono in collezioni private, quindi non c'è una risposta unica. Erika invece chiede di sapere qualcosa in più sulla simbologia del cane sullo sfondo nel quadro della famiglia Cozzadini. Questa è una domandona, cioè una domanda che mi faccio anch'io, perché in effetti ci si vede questo cagnolino nero che nessuno ha interpretato. Io mi sono fatta un'idea, però un po' complicata da riassumere a fine serata, ma dicendo qualcosa di molto breve, dato che in primo piano c'è il cagnolino. Educato, addomesticato, quasi ingioiellato con un piccolo collarino. Invece questo cagnolino nero che si vede in fondo non ha niente addosso. E quindi secondo me c'è qualcosa che c'entra con questo contrasto tra seguire le regole e essere liberi, però è veramente un po' complicato da riassumere così. Secondo me ha a che fare anche con la storia di Laudomia da Gozzadini, che insomma, questo cagnolino Magari. potrebbe anche avere un riferimento con la sorella che ha avuto tanti figli e quindi è anche ritratta meno bella, se si vede il quadro da vicino, ha un viso un po' peloso, ha un po' di baffi, e quindi secondo me c'è un riferimento alla sorella, però non sono ipotesi. C'è un'altra persona che ci chiede come mai lei cercava tanti committenti per farsi valere in un mondo maschile per necessità oppure.
Allora, intanto sì, perché un artista ha sempre bisogno di clienti e come dicevo, lei non lavora in una corte, Sofonisba Guissola lavora sostanzialmente per la corte spagnola e quindi la corte ti protegge, non ti costringe a doverti cercare dei clienti. Lei no, lei è proprio sul mercato, per cui sì, avere tanti committenti è una scelta, non dico obbligata, ma è una scelta strategica, una scelta intelligente. Perfetto. Non vedo altre domande, quindi c'era stata prima una domanda per le slide. Sì, le slide, come anche tutta la bibliografia, se volete possiamo inviarle, basta che ci scriviate appunto al sito internet, c'è il form per il contatto, così possiamo avere la vostra email e vi mandiamo tutto quanto. A questo punto non vedo altre domande, quindi direi che possiamo chiudere. Ringraziamo tutti quanti, vi diamo appuntamento lunedì prossimo e grazie ancora a tutti. Buona serata. Grazie, grazie davvero, anche della pazienza. Grazie. Buonanotte e buona festa della donna. Grazie a voi e buona serata. Grazie. Grazie. Ah, Alla bravo. prossima. Chiedo scusa, un'ultima domanda. A Lavinia Fontana sono intitolati i giardini accanto alla Libreria delle Donne? Sì. Bene, bene, avevo il dubbio. Va bene, molte grazie anche da parte mia. Buonanotte. Grazie a voi. Buonanotte. Bravo Danilo.